Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su Heavy Rain. Pioggia pesante o pesante pioggia? Allora, andiamo avanti. Infatti ora finalmente c'è la pioggia. Ui, pioggia di marmotte, credo. Vabbè, andiamo avanti. Saliamo sulla macchina, intanto apriamo. Saliamo, ho messo tutti i comandi manuali. Che bella cosa. Posso anche uscire di nuovo, però non voglio uscire. Che posso fare così? Ah, posso guardare al figlio che è da solo. Ah, che bella storia. Poi sto registrando tutto di seguito, quindi... Quindi appena ho finito il primo video... sto registrando anche il secondo di fila. Pensavo che guidava da solo, poi in un certo momento... Invece pensavo che guidava, che dovevo guidare io e quindi pensavo di starmi schiantando e alla fine no, doveva guidare il gioco. Va bene pure. Ancora sottotitoli. Io 2 ore che aspetto i sottotitoli che finiscano per poter registrare. Poi avvio la registrazione. Ultimo sottotitolo, grazie. Perché c'è un treno dietro di me? Ciao. Trenitalia. Bene, lui è triste, poverino. Io penso, ovviamente, il mio poverino si riferisce al palloncino. Però è vestito uguale a Jason, però. Dai, prendi una maglietta verde. Io non capisco perché nei videogiochi, nelle cose, quando, tipo, muore qualcuno, succede una tragedia, si mette a piovere. Perché? È il cielo che piange? Cioè, perché? Che sta pensando? Programma, compiti, niente compiti. Programma. I compiti. No, i compiti sono importanti. I compiti sono importanti. Che poi io. Sean, non ho ancora fatto i compiti. Sì, in tutto questo io penso alla merenda. Forse Sean ha fame. Vai, andiamo. Posso guardare l'ora? Ma chi se ne frega, sì, dai. C'è morto il giorno del suo compleanno. Ora è diventato ufficialmente venerdì 13. Al figlio gli diamo la birra, dai, dai. No. Aspetta, che devo fare per berla? No, che stai facendo? Che è successo? Niente. Posso riaprirlo? Devo portare lo snack al figlio. Ok, sì, posso. Vabbè, magari gli diamo un succo d'arancia al figlio. Poi non lo so, potrebbe essere un'idea. No, esatto. Tranne se non ce lo beviamo noi. Ah, lo scuotiamo come all'inizio, giustamente. Non mi dire che ce lo beviamo noi. Ma sei un mostro. Cioè, io ho preparato il succo d'arancia al figlio e tu te lo metti a berlo. Ah, lo posso bere ancora. Lo voglio finire, aspetta, lo voglio finire. Glielo posso versare in un bicchiere per il figlio? No, lo posso bere tutto. L'ho bevuto tutto, perfetto. No, ancora posso berlo. Vai, 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 che buono il succo d'arancia. Ok, forse basta perché... Ok, basta. Possiamo... Ma perché ha appoggiato... Come ha fatto se aveva la mano poggiata sul frigo a chiudere il... Vabbè. C'è qualcosa che posso portare al figlio? No, perfetto. Niente compiti. Aspetta, niente compiti. È ancora presto. Penseremo ai compiti più tardi. Giusto, giusto. Sean, dovresti fare i compiti. Per favore, papà, fammi guardare la TV. Perché dice le stesse cose? Dopo, ok? Adesso, ora basta. Credo che dovremmo farli adesso, così poi non ci pensiamo più. Su, prendi la cartella e vai a metterti in cucina. Ti do una mano. Oh, almeno è gentile, le medicine. Credo ci siano delle medicine nell'armadietto in bagno. In bagno? Dai, vabbè, giusto. No, il bagno non è qua. Il bagno è là. Corri! Fai qualcosa, non voglio stare 2 ore solo per un'animazione di camminare. Vabbè, ragazzi, ci vediamo dopo. Sto controllando i suoi compiti. Sembra che tu abbia finito. Vai pure. Ora può riguardare la TV. Bravo. Però le medicine io te le ho prese per te, le devi mangiare.
Ciccio! Tre ti sentono, forse. È ora di cena. Devo preparare qualcosa per Sean. Qua stava pensando? Manco ho guardato l'orologio, come faccio a sapere che ora è cena? Ti vanno bene il succo di arancia finito, marcio? Secondo me gli va bene. A me andrebbe bene, sì. Mica si può viziare così, eh. Che stai facendo? Non posso aprire il frigo, va bene. Sicuro? Non posso aprire il frigo. Posso prendere qualcosa da là? Non posso prendere niente da là. Accendi sta luce. Oh, finalmente. Poi piove ancora qua. Allora, sediamoci. No, non ci dobbiamo sedere. Prepara basta, niente cena. A pensarci bene, se non mi chiede niente vuol dire che probabilmente non ha fame. Oh, finalmente. Ecco, prendi questa. Ti farà sentire meglio. Grazie. Perché ha parlato a bassa voce? Vabbè, gli ho dato le medicine. Posso scegliere tra cena e andare a letto. Vuoi che ti prepari la cena? Oh sì, ho una fame da lupo. Bene, vedo di preparare qualcosa. No, io non ce la faccio più. Perché questo gioco mischia tutti i pensieri? Come faccio a sapere qual è il prossimo pensiero che devo pensare? Allora, infatti ora posso aprire di nuovo il frigo. Che vuole lui? Pizza oggi! Oggi pizza! No, ovviamente la pizza per me. Lui si prende gli spaghetti. Chiudiamo il frigo e mangiamoci la pizza. Zitto. Allora, quindi, bravo Federico, la dobbiamo cucinare. Mio fratello mi fa no con la testa. Già finito. Buono. Prendiamo la pizza. Ovviamente è caldissima, quindi io ovviamente c'è. Non mi faccio niente, ovviamente. Cioè, sto solo morendo. Taglia. Ok, fatto. Perfetto, a lui una fetta e io il resto della pizza. Ora no, vero, vieni, l'ho fatto, no. Ora vieni, Sean. Si mangia. Tu ti siedi dove vuoi, io mi siedo qua. Però io pure devo mangiare qualcosa, scusa. Dai, guarda come si guardano. Mangia. No, con la forchetta. Ti odio. Si mangia, non si mangia con la forchetta. No. Non si è in punizione. No. Che cosa posso fare? Ah, un po' di arance. Le mangio. No, faccio il giocoliere. Sono bravissimo a questo gioco. Riproviamo. No, ho sbagliato da solo stupido. Non ho riflessi. Aspetta, ci devo riuscire. Perché devo fare il giocoliere con le arance a caso? Sono stato bravissimo. Però ora posale perché... Basta. Dai, dai, non ti rubare le mani in cucina, sai? Ti distruggo. Guarda la differenza di altezza, eh? Ti guardo all'alto in basso. Metto davanti alla TV. Ma basta però. Ora tocca a me. Se non la posso guardare io, non la guarderà nessuno. Ah, proprio si è offeso e se n'è andato. Ton ton ton. E qui questo no. Questo no. Qui no, ti picchio, sai. Ti picchio. Andare a letto. È ora che Sean vada a letto. Rispondi. Ti denuncio. Andare a letto ora. Andare a letto. Papà, perché l'hai spenta? Era il mio programma preferito. Riaccendila. No, ora basta. Forza, Sean. Si va a letto. Non sono stanco. Posso stare alzata ancora un po'?
A letto perché tocca a me ora guardare la TV, solo per quello. Scuola. Devi riposare. E va bene, adesso vado. Tu vieni con me. Vai a lavarti i denti e a mettere il pigiama. Io arrivo. Prova. Ragazzi, stiamo per dare la buonanotte al nostro figlio. Io pensavo che lo dicesse così, sono solamente. L'orsacchiotto. Non ho il mio orsacchiotto, papà. Deve essere. Sei grande. Da qualche parte. Hai idea di dove possa essere? No, papà. Per favore, non riesco a dormire senza. E va bene, do un'occhiata in giro e vedo di trovarlo, ok? Non so perché gli ho risposto di sì, cioè... Comunque, grazie Federico per avermi spoilerato praticamente tutto. Però io non ve lo spoilerò, quindi farò finta. Ah, ma questa cosa non la sapevo! Zitto, Fede, ti sentono. Zitto, ti sentono. Perché? Che brutta coperta comunque, cioè... Vabbè, andiamo avanti. Non c'è bisogno più dell'orsacchiotto. Che stai pensando tu? Niente orsacchiotto. Son vuole il suo orsacchiotto. Deve averlo lasciato in giro qui da qualche parte. No, lo devo cercare comunque. Una cosa che mi ha spoilerato già mio fratello. Grazie Federico. Ve lo posso spiegare? Allora, grazie Federico per aver letto su internet. Lui è andato dopo che gli è morto il figlio, è andato in coma per anni e adesso ha dei blackout. Quindi sviene breakout. No. Breakout. Ah, blackout. Vabbè, sono stupido. Dei blackout, quindi ora sviene a caso. E credo che questa sia una di quelle volte. Almeno guardiamo il lato positivo. Non ho dovuto cercare l'orsacchiotto. Sono svenuto. Non avevo sonno. E poi svengo a terra. E credo che sia un sogno questo, no? Mentre... Credo. Ok. Capisco. Promemoria. Premi il tasto pulsante touch. Mi ha detto che se premo una ho guadagnato un trofeo. Però mi ha detto che se facevo qualcosa con il touch. Ah, mi dice i comandi. Capisco, ma non mi interessa. Non mi interessa. Allora, posso uscire dalla macchina. Ma è un sogno questo o la realtà? Mentre che ci sei, Federico. Eh? Eh? Comunque bel gioco, bel gioco. A parte la coperta. La coperta proprio no. Ma chi è sto tizio? Non sono io, credo. No, non sono io sto tizio. Sto sognando. Spero. Guarda, obeso. Manco sa camminare. Ah, mio fratello mi ha detto che ci sono più personaggi all'interno del gioco. Perfetto. Ok, Lauren Winter, chi è? Lauren Winter, le dice niente? No, mi pare di no. Capisco. Posso rubargli le patatine? Ah, quella Lauren Winter. Terzo piano, ultima porta sulla sinistra, in fondo al corridoio. Ah, l'ho corrotto. Capisco. O forse era quello sulla banconota, ma credo che io l'abbia corrotto. Perché si è tenuto i soldi. Dai, qual è? Non ho letto qual era la porta. Cioè, non ho ascoltato. Credo che sia questa. C'è l'occhiello, stai attento. Posso fare? Non è quella. Proviamo questa. Una di queste porte sarà. Questa ultima. Se mi ispira. Lo sapevo. Ricevo solo suo appuntamento. No. Sono stupido.
$50. Niente baci e niente cose strane. D'accordo. Metti i soldi sul tavolo, hai 10 minuti. Quando sono alla sveglia è tutto finito, ok? Forza, devo pagare. Forza, spogliati, non abbiamo tutto il giorno. Ginarlo, e cosa vuole, un omaggio? Ok, alla fine sono uno sbirro. Sono Scott Shelby, investigatore privato. Le famiglie delle vittime dell'assassino dell'origami mi hanno chiesto di indagare. Sono qui solo per farle alcune domande su Johnny. Ho già detto tutto alla polizia e non ho niente da aggiungere. Mi lasci in pace. In questo momento l'assassino è a piede libero. Ucciderà ancora se non lo fermiamo. Il mio Johnny è morto. Che differenza fa? Ci saranno altre vittime se non fermiamo l'assassino. Lei mi deve aiutare, Lauren. Potrebbe sapere qualcosa di utile alle indagini. Aiutarla? Ma lei non può fare più nulla. Mio figlio è morto, lo capisce? È morto! Oh, mamma mia, ha rotto ora. Se non troviamo l'assassino, altre madri stringeranno fra le braccia il cadavere del figlio. Ma lei ha ragione. Perché preoccuparsene? Non è più un suo problema, giusto? Cosa vuole sapere? Oh, l'ho convinta. Di Johnny, sospettare. Casa di Johnny. Sospettare! Sospettare. Qualche sospetto circa la sua scomparsa. Il mio lavoro mi ha fatto incontrare tante persone strane. Certo, ci ho pensato all'inizio. Ma mi sembrava una cosa assurda. Credo che nessuno dei miei clienti avrebbe fatto male a Johnny e agli altri bambini. Come scomparsa suo figlio? Spesso dopo la scuola andavo a giocare con gli amici del quartiere. C'era qualcosa di strano quel maledetto giorno. Non lo scorderò mai. Tutti i suoi amici rientrarono alle 5. Tutti tranne lui. L'hanno ucciso gli amici. Ne vuole uno? Grazie, ho smesso. Coraggioso. Ma mi posso... Ah, io mi posso muovere. Barbara. Viveva con lei? Casa di Johnny? Sì. Chiaramente mi assicuravo che non incrociasse mai i miei clienti. Volevo smettere, ma... ci servivano i soldi. Volevo guadagnare abbastanza per andarcene da qui. Quando polizia? L'allarme? Verso le 8... ho iniziato a preoccuparmi, ho setacciato tutto il vicinato. Sono stata nel posto in cui giocavano di solito. Ho parlato con i suoi amici. E alle 10 ho chiamato la polizia. Capisco. E basta! Tempo scaduto, signor Shelby. Spero sia soddisfatto. Ora fuori di qui. È scaduta la sveglia. Non ho Ma io sono un poliziotto, molto, devo indaginare. Ho fatto bene a provarci.
che pensa ora? Non ha senso insistere. Non mi dirà più nulla. Meglio andiamo andarsene. Via. Se ricordasse qualcosa, anche solo un dettaglio, mi chiami. Ok, possiamo andare ora. Andiamo via. Perfetto. Che c'è? Sta morendo. Ovviamente quando c'è da cercare qualche cosa, io sono, cioè io cerco l'ultima tasca, trovo. All'asma, dice mio fratello. Loren, dottor Zapp, sono io. Che cosa fai qui? Ti ho già detto di non farti più vedere. Scusa. Ok. Asma, no. Restare. No, dovevo andare. Aspetta un secondo. C'era un tizio però. Tutto a posto? L'ha picchiata. Fuori dalle palle. Allora, le parolacce non si dicono. Sfondi la porta. Ancora tu. Se volevi guai li hai trovati. Ti ho dato una testa. No, mi ha dato una testa. Pensi che io non so combattere? Ok, non so combattere, diciamo. Proviamo. No, ma sono difficili come... Devo fare... Io sono bravo in queste cose! Era uno! No, l'ho premuto! L'ho premutissimo! No, l'ho premuto! Che poliziotto è che non sa combattere? Oggi mi... proprio i miei riflessi sono perfetti. Oh! Su, su! No, ho fatto su! Ma non mi uccidi tu! Uccido io al massimo. No, ho fatto io, perché non mi fa i comandi? Ecco. Pugno, pugno, pugno. Finisce qui, bastardo. Bip. Si sente bene? C'è mio fratello che fa le mosse. Meglio di lui, credo. Ma chi era? Un ex cliente che mi crede sua. Era sempre più violento, gli avevo detto di sparire. Faccia attenzione, è facile che ritorni. Scusi per il caos. Signor Shelby? Sì? Grazie. Perfetto, ora possiamo tornare al tizio che era svenuto magicamente. Forse mi sono svegliato. Però qua sta caricando a 2 ore. Vabbè ragazzi, direi che per oggi possiamo concludere qui il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E da Fabrix Gamer è tutto... out!